Sabato 14 dicembre, al termine di una serie di restauri di 4 anni, la Biblioteca Malatestiana si presenterà alla città nella sua nuova veste. Nella ristrutturazione del primo e del secondo lotto sono stati impiegati, dal punto di vista delle risorse, circa 8.400.000 euro, quasi tutti dell'amministrazione comunale. Soltanto 732 ci arrivano dalla regione e 1.170.000 dallo Stato, che ancora però non ci ha fatto avere. Quindi le opere si sono completate, andiamo all'inaugurazione di sabato, sostanzialmente con un importo molto consistente solo di competenza dell'amministrazione comunale. Questo ovviamente per sottolineare l'importanza di quella che abbiamo definito, insomma, la nostra primaria struttura o infrastruttura culturale della città. Dal punto di vista fisico è una soddisfazione che si possa constatare che tutti potranno girare con le stesse modalità all'interno della biblioteca, lo è anche in termini di offerta. Questa scelta di organizzazione della biblioteca rispetta da un lato ciò che è antico, dalla parte della quale andiamo naturalmente più orgogliosi, ciò che è moderno. Questa è una biblioteca che mette a disposizione il massimo delle tecnologie, l'avete visto giù, le tesserine funzioneranno, naturalmente sarà possibile prelevare direttamente i libri, così come sarà possibile utilizzare internet con una grande facilità. Ciò che è antico, ciò che è moderno, ma anche la possibilità di trasformare la biblioteca in quel grande luogo di incontro che noi riteniamo debba essere. Alla fine la sintesi del progetto è esattamente questa, far diventare la Malatestiana ancor più di quanto non sia stata sino ad oggi la biblioteca dei cesenati. Poiché però ci piace pensare a Cesena e alla Romagna anche in maniera diversa rispetto al passato, io ritengo che noi dovremmo pensare sempre di più alla Romagna come alla Cesena e alla sua Malatestiana come la biblioteca della Romagna. È la parte di patrimonio più prezioso che portiamo a disposizione della candidatura di Ravenna come capitale europea del 2019 della cultura, ritenendo che questo possa essere anche un percorso che ci aiuta, ci obbliga per una parte a metterci in connessione tra di noi. Cesena evidentemente trova il suo punto di eccellenza assoluto in campo culturale nell'essere la città della Malatestiana, ma nell'essere anche la città del libro. Questo per noi significa essere una città nella quale ci sono case editrici di pregio, c'è una grandissima produzione culturale, moltissimi cesenati che stanno provando a trasformarci in una città nella quale c'è una produzione diretta anche di testi del tipo più diverso assolutamente continua. E attorno a questo progetto speriamo ci possa essere anche una motivazione di ulteriore rafforzamento del centro storico. La Malatestiana è evidentemente un luogo importantissimo dal punto di vista culturale, lo è anche in termini di potenziale richiamo turistico, e quindi c'è una parte delle prospettive della Malatestiana che sono rivolte ai cesenati e una parte che sono rivolte invece a coloro che dovessero scegliere di visitarci perché appassionati di ciò che all'interno della Malatestiana si potrà trovare. A me questo pare un elemento assolutamente importante, una città che pure in una fase di crisi come questa ha scelto di non fermarsi.